Ci sei? Sì, eccomi. Buonasera a tutti, pubblico di Italia, bentornati una volta sul fanale di White, un altro bellissimo video stanchevole di domenica, caldo, allucinante, io non ce la fo. Sì. Già più per flexare un'altra volta le mie cose su questo inutile video, tra l'altro la parte 2, perché la prima volta l'ho bella fatta con la Carla. La salutiamo. Gli acquisti, perché mi è arrivata talmente tanta roba che sicché devo fare questa maniera, sì, soldi. Big money! Big money! I'm so fucking amazing! Come sempre vi invito a iscrivervi al canale, cliccate la campanellina per rimanere sempre aggiornati su tutti i video che farò, perché ho bisogno di soldi, e mettete un bel like, Chi c'è con me stasera? Oddio! La Sara è ritornata un'altra volta, via! Soprattutto, come si dice, madido? Basta! Bea Spranga, tornava un'altra volta, io sempre più sprangone. Io volevo cominciare facendo mi hanno praticamente consigliato questo gruppo, tra l'altro italiano, che qualche volta, ragazzi, spammiamo un po' il metallo italiano, sì, locale. Il gruppo sono gli Azar, questo nuovo EP From Nothing to Nowhere, il gruppo deathcore, blackcore, ve lo faccio vedere, credo ce l'ho sul cellulare, la copia fisica io non ce l'ho, ma spero me la mandi un giorno comunque di trovarla, vediamo se vedere che cosa. Anzi, me la passavo, ho detto, fate un po' di pubblicità, perché comunque, visto c'hai il canale, bello un botto, se vi cade il deathcore un po' oscuro, questi li consiglio ai Cialda, sono veramente belli. Sì, Cialda di Garba Strano, ma anche a me non mi dispiace, proprio perché neanche caso, ma che design. No, fatto bene. Ho scoperto, suoneranno The Blade alla Marder a agosto, e io infatti andrò a vedere The Blade alla Marder, ci saranno anche loro, ma dove suonano? Non me lo ricordo, da andare a guardare, comunque ve lo segno qua sotto il concerto The Blade alla Marder, dove ci saranno anche gli Azar, e comunque no, gli Azar, grandissimi, davvero sono molto contento che ci siano ancora gruppi che spaccano il culo in Italia. Ma chi abbiamo messo stasera per accompagnarci, Giulivi, il modo di passare, per passare una bella serata tutti insieme? Un gruppo The Soft Music! Soft Music! Io vi farei con The End Complete, ragazzi, io The End Complete, aspetta, ve lo faccio vedere, madonna! Bellissimo The End Complete! Ah, ma è il mio sosia, c'è un sosia. Sì, c'è il tuo sosia, che è questo qua dietro, il vecchio chitarrista che avevamo prima, era un fattone della nonna. Il tuo sosia. Vabbè, ragazzi, cioè, io vedo il gruppo death metal. Sì, c'è anche della... Sì, la versione maschile, però. La mia versione maschile. Questo mi sa che l'avevo fatto te quando ho fatto il video con te. Può darsi. Sì. Ho riniziato a bestia io a riascoltarli, gli obituari. Che avevo un po' smesso, però poi Santini mi fa, no, invece di ascoltare questi royali ti ascolti, rimettiti un po' a ascoltare roba seria. Mi mancavano anche dischi, sì, che ho detto, sai che me lo vedo, comunque, Death Complete. E per rimanere in tema, Obituary, ho voluto comprare l'ultima fatica degli Obituary, uscita tra l'altro l'anno scorso, se non sbaglio. Sì. L'anno scorso, che è Dying of Everything. Però ancora l'album lo devo ascoltare, infatti ancora un celofanato. Che ancora non so dirvi com'è, comunque vabbè, lo stile è rimasto sempre quello invariato, hanno migliorato un po' la produzione, ma sono sempre gli Obituary, sono belli, ma gli Obituary, ma rilassante, ma prima di ti concilia il sonno, sì, tanta roba. Poi andiamo avanti, un altro gruppo death metal polacco, polacco, non avevo un cazzo, cioè ho un po' di dischi, ma sto cercando di recuperarli tutti perché mi calma un botto. Farò sentire a un'amica polacca. Sì? Ma... gruppo storico comunque polacco questo qua, sto parlando dei Vader, con Blood, questo è un mini CD comunque. L'ho visto su Amazon, non costava una minchia, ho detto sai che lo piglio. Io ascoltavo soltanto le prime due canzoni perché proprio gli altri, da che ho capito, sono... c'è anche una cover di Angel of Death dei Thin Lizzy. Oh, ma sentire. Però belli, vedi, trash death. Questi dovresti ascoltarli, santo. Li conosco. E allora forza, non gli dico più nulla, santo. Il Liberto. Non ci parlo più con i Liberti come te. Tanti vede davvero trash death. Però comunque beh, questo è un mini CD, sì che insomma. Tanto per collezione, comunque se sei un fan accanito dei Vader, questo. E invece c'è uno dei dischi più belli, secondo me, dei Vader, questo l'avevo già ascoltato. Ed è Revelation. Bellissimo, questa invece è una figata assurda, cioè dei pezzi fanno...
fanno veramente schifo. Schifo in senso buono, eh. Poi mi calmo molto la voce del cantante, è particolare secondo me. Non c'è tanti gruppi death metal che hanno una voce del genere, tanto l'unico membro rimasto originale. Sì, no, Revelation tanta proprio schegge death metal, un monte di trash, no, mi calmo un botto. Ti consiglio i Vader, ti consiglio, ascoltateli bene perché ti piaceranno tanto. Poi me l'altra sera si parlava di Dismember. Gruppone, super gruppone. E poi, per concludere, anzi no, Leonora. Tu se li ha presi Leonora perché Leonora è una grande fan di questo gruppo qui, ha voluto recuperarli. Sono i Summoning, madame, se mi sei spaccato, diciamo, qui, porca. Outbound mi sembra è del 2006, tra l'altro è il primo disco che ho ascoltato dei Summoning, c'ho anche la felpa io. Questi me li fece un oggi mio Gino, pensa un pochino te. Genere? Allora. Perché allora, loro si rifanno un monte il discorso di Signore degli Anelli. Ah sì! Ah, ma c'è hanno tutte canzoni a tema sui sì, Signore degli Anelli. Ma me l'avevate fatta sentire allora? Sì, te l'avevo passati, mi sembra. Te l'avevo sì, passati. Prova. L'atmospheric, il black, anche un po' di Dungeon Synth, cioè, è vero? Sì, qualche cosa. Atmospheric Black Mass, sì, vabbè, qualche cosa di Dungeon Synth. C'è il cantante? Sì, 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 è Scream, però sono anzi, sono molto atmosferici, sì, fanno proprio via bene. Poi questo album in particolare. Outbound è veramente veramente bello. Invece questo è il primo, che è praticamente Lubbrus. Questo è il primo disco, questo invece è molto più black metal. Questo è proprio black metal, che agli inizi loro sono partiti presto a suonare. Questo è del 95. 95 è il primo disco. Marcia bestia, questo magari forse lui no, un po' meno. Questo è proprio black metal marcio, proprio primordiale, a me piace, no, a me black metal so, piace. Questo forse no, me. Questo magari no, forse questo non ve lo consiglierei a voi donzelle. Però questo Outbound e tutti quelli che sono venuti dopo sono soltanto tanta roba. Comunque sì, tutto a tema Signore degli Anelli, infatti si rifanno anche con nomi all'interno delle canzoni o comunque titoli delle canzoni. Sono un duo. Un duo, davvero figura, sono un duo, mi sa che non fanno concerti, vero, i Samui, no? Solo progetto studio. Beh, e basta. Il primo album sì, si può. Paperino. Lelo si è fogata bestia. Ma mi ricordo. Da una vita, sì, no, Lelo è fogata una vita per i Samui. Per concludere, la chicca, il gruppo sono andato a sentire con i Cretti. Ma non l'ha preso là questo? No, questo mi arrivava da Amazon, pensavo mi arrivasse tipo a agosto, perché c'era scritto arrivava a agosto, invece mi arrivavo prima. Culture of Brutality, l'ultimo degli Ancestor, allora vabbè, vinile nero. Sì, mi aspettavo la chicca. No, anch'io mi aspettavo un'edizione un pochino più, ma purtroppo no. Loro se mi si appassionati della vicenda di crust, black metal, death melodico, ora sono molto più hardcore, Cioè tipo hanno pezzi sa tipo breakdown, un pochino più hardcoreoni. E sono 20 pezzi sti qua, sì, perché durano tutti tipo dai un minuto, due minuti, tutte fiammate qua. Questo è l'ultimo album, è uscito proprio ora. Io, come ho detto a torta, mi calmo di più quello prima, però mi è piaciuto anche questo. Il logo mi calma un botto. Il logo degli Ancestors è veramente bello. Si capisce un cazzo, però è bello. No, però brutali ragazzi, per gli appassionati veramente di questo genere, ascoltate perché a me mi fanno. Non si fa, io mi dissocio subito. Ok ragazzi, la carrellata è finita, è stato un brevissimo update questo qua, perché comunque avevo già preso un monte di roba la volta prima, che ho detto sto giro. Lo divido in due, però c'avevo meno roba, ho detto vabbè. Farò un update più corto, la carta è stata una cosa più corposa. Sì, sì, c'avevo più roba, cioè, perché poi io quando ordino mi arrivano tutti i spazi, mi arrivano perché. Comunque ragazzi, se vi è piaciuto questo video, vi ricordo di fare tutte le belle cose che vi ho detto prima. Io figliolo vi ringrazio, peccato ringrazio. Sì, ho messo sotto i cosi, gli indirizzi di queste belle figliole. Se volete andare. Quindi ragazzi, ci vediamo alla prossima. È stato un piacere. Ciao. Grazie, Bea. Cascavo giù. Colpa mia. Ora non si vedono qui.